Ciao di nuovo. Questa Monster Hand l'ho fatta per mia figlia che appunto aveva visto in un negozio questi fermaglietti con la manina scheletrica e allora io ho detto dai, facciamolo noi con la colla a caldo, perché con la colla a caldo si può fare di tutto. E quindi eccoci qui di nuovo, la lista del materiale l'avete appena vista. Facciamo prima il contorno della clip, perché la manina va fatta su misura della clip. Poi disegniamo la manina, ripassiamo i contorni con un pennarello nero, perché dobbiamo mettere la carta forno sopra e quindi il contorno deve trasparire attraverso la carta. E dopo aver fatto tutto il contorno, fissiamo un pezzetto di carta forno. Perché la carta forno? Perché la carta forno è impermeabile, quindi la colla a caldo non si attacca sopra e viene via senza problemi, per cui è una carta in pratica impermeabile. Infatti serve per cucinare e non fare attaccare i cibi, proprio perché non assorbe nulla. La fissiamo con l'adesivo e con la colla ben scaldata cominciamo a disegnare tutte le falangi. Ricordate il discorso di non lasciare spazi tra gli ossicini? Cerchiamo di disegnare, di riempire questi ossicini, però lasciando tutti gli ossicini bene attaccati tra di loro, altrimenti dopo si stacca via tutto. Ora decoriamola con l'asciugasubito, con dello smalto nero e un pennellino sottile evidenziamo tutte le varie ossicine, lasciando la colla trasparente così com'è, perché ha proprio l'effetto del colore delle ossa. Disegniamo, evidenziamo tutte le varie parti delle falangi e una volta insomma asciugato possiamo usare lo smalto rosa e creare delle unghie smaltate sulle punte delle dita. Fatta questa operazione attacchiamo dei piccoli strass. Io ho messo uno strass sull'anulare come anello e uno strass, poi vedrete dopo, su un piccolo fiocco per decorare ulteriormente questa manina. A che punto siamo? Sì, ho attaccato lo strass e attacchiamo un piccolo fiocchetto con un altro piccolo strass sopra, e in questo possiamo sbizzarrirci con i colori. Ho usato il rosa, voi potete usare il rosso, l'azzurro e così via. E stacchiamo, adesso attacchiamo con un filo di colla la manina sulla clip ed è tutto pronto. Abbiamo impiegato pochissimo tempo e abbiamo creato un accessorio simpatico, soprattutto per le bambine, però possiamo metterlo anche noi, perché no? Guardate gli altri miei tutorial di colla a caldo, spero che li troviate interessanti per creare oggetti per Halloween. E buon Halloween a tutti e alla prossima. Ciao!